L'Edito Radio. L'Edito Radio. Parola ad Umberto Chiariello. Per arrivare al paradiso ci sono molte strade. Quale sarà quella intrapresa da Giuntoli, Ancelotti e De Laurentiis? Perché noi nei giorni scorsi abbiamo indagato e ipotizzato quali potessero essere strategie societarie per migliorare questa squadra che è a fine ciclo, nel senso che molti calciatori sono nel Napoli da 6, 7 anni, 5 anni, che sono ere geologiche nel calcio e che alcuni di essi hanno anche limiti anagrafici raggiunti, vedi Albiol, vedi Mertens, vedi Cagliecon e già andato via Capitan Marek Hamsik. Avevamo pensato che qualcuno di questi dovesse lasciare il Napoli, vedi Mertens, vedi Albiol, e magari qualcun altro riuscisse a rimanere, come Cagliecon, che sembra insostituibile, e che il Napoli dovesse rifondare, andando a cercare dei nuovi calciatori importanti, perdendo calciatori importanti, perché si è detto rimane Koulibaly, punto interrogativo su Insigne, causa nuovo procuratore, ma che Allan sia sacrificato è un fatto evidente, e invece evidente niente. Perché se Ancelotti, novello Prometeo, ci dice che si incatena al cancello di Castelvolturno per, attenzione, Allan e Koulibaly, non cita Insigne, ma la domanda era su Allan e Koulibaly, c'è ora da aggiungere l'integrazione, ti incatenerai anche per Insigne? Questo è il vero busillis da chiarire. Perché il Napoli, se non perde questi calciatori e quindi non fa cassa, dove la fa la cassa? E abbiamo scoperto che il Napoli, in realtà, tra giocatori che ha in giro e calciatori che ha in rosa che non fanno parte di questo progetto perché ne sono bocciati, vedi Diawara, tanto per capirne uno, può tirar fuori, con bel lavoro di mercato, quasi 150 milioni e quindi trovare le risorse per finanziare quei 4-5 acquisti importanti i cui nomi sono sulla bocca di tutti: Lozano, Veretout, Fornals, magari Ake, magari Lazzari, cioè giocatori che tutti i maggiori organi di informazione danno vicini al Napoli. Se questa è la strada, allora il Napoli vuol dire che mira a qualcosa di importante. Ma sia chiaro, questa strada preclude l'arrivo del top player, perché il top player a Napoli possono arrivare solo in un modo: se va via uno dei top player attuali e ne arriva un altro da un'altra parte. Questo era l'effetto sostituzione che chiedevo l'anno scorso con Mertens e con Hamsik, pur amandoli entrambi. La nuova strategia di Ancelotti ci fa capire che il Napoli punterà a operazioni tipo Jorginho via dentro Fabian Ruiz e Meret. Se Napoli riesce a far questo, è tanta roba comunque.